Continuiamo con i nostri esercizi. Adesso consideriamo una mole di gas perfetto monatomico, quindi N uguale 1. Il gas è monatomico, quindi Cv uguale 3 mezzi R e Cp uguale 5 mezzi R. Compie il ciclo termodinamico in figura questo gas. Disegniamo questo ciclo. Abbiamo uno stato iniziale A, poi una trasformazione isobara che porta in B il nostro gas, una trasformazione isocora che lo porta in C e poi una trasformazione isoterma che lo riporta in A. Cosa che sappiamo? Vediamo un poco. Nella trasformazione CA, la temperatura T, quindi chiamiamola T con A, è uguale a 300 Kelvin. Il volume in A iniziale, quindi qui V e qui P, è 5 per 10 alla meno 2 metri cubi, mentre in B il volume è 1 per 10 alla meno 2 metri cubi. Calcolare per ogni trasformazione e nel ciclo completo la variazione di energia, il lavoro e il calore scambiato. Benissimo. Iniziamo dallo stato A. Conosciamo il volume e conosciamo la temperatura. Calcoliamo quant'è la pressione in A e quindi di conseguenza la pressione in B. PV è uguale nRT, quindi la pressione sarà uguale nRT su V. N uguale 1, quindi rimane RT su V, cioè 8.31 per la temperatura in A, che è 300, sul volume in A, che è 5 per 10 alla meno 2. Facciamo questo prodotto e troviamo che la pressione in A è circa 49,9 kPa e lo scriviamo qua. Ovviamente questa sarà anche la pressione di B, che ha un volume di 10 alla meno 2, quindi possiamo calcolare la temperatura in B. Sempre PV uguale nRT, in questo caso ci serve la temperatura, quindi T uguale a PV su nR, n è uguale a 1, abbiamo una mole di gas, quindi P sarà uguale a 49.900 pascal per il volume che è 10 alla meno 2 su 8,31. Facendo questo conto viene fuori che la temperatura in B è circa 60 Kelvin. Quindi qui avremo ovviamente una isoterma che passa da B che sarà più bassa di quella che passa da A e C. E ovviamente la temperatura sarà più bassa, quindi sappiamo già che T con B ha una temperatura di 60 Kelvin. In C sappiamo che la temperatura è quella di T con A, sappiamo che il volume è 10 alla meno 2, quindi possiamo ricavare quanto è la pressione in C. PV uguale nRT e quindi P uguale nRT su V, cioè 8,31 per 300 su 10 alla meno 2. Viene fuori che questa pressione è 249 kPa. Benissimo. Abbiamo tutto quello che ci serve. Ora, a questo punto, dobbiamo trovare per ogni trasformazione la variazione di energia, il lavoro e il calore scambiato. Benissimo. Iniziamo dalla trasformazione AB. Il lavoro nella trasformazione AB, da che cosa sarà dato? Dalla pressione P costante per V fisso
finale, quindi per V con B, meno V con A. La pressione la conosciamo, circa 49.900 pascal, per 10 alla meno 2, meno 5 per 10 alla meno 2, cioè 49.900 per 4 per 10 alla meno 2, con un segno meno davanti, perché questa quantità è negativa. Risultato del conto è circa meno 1.996 joule. Lavoro negativo, compressione infatti abbiamo. Benissimo. Calcoliamo quant'è la variazione di calore nella trasformazione AB. È una trasformazione a pressione costante, quindi numero di moli per C con P per T con B meno T con A. T finale è in B, T iniziale è in A. Ci stiamo muovendo da A verso B. Bene. N uguale 1, C con P è 5 mezzi R, per T con B, che conosciamo, 60, meno T con A, che conosciamo anche, che è 300. Facciamo questa operazione, qui rimane meno 240, sì, diviso 2 fa meno 120, meno 120 per 5 fa 600, 600 per R, risultato meno 4.986 joule. Benissimo. Quanto è la variazione di energia interna AB? Dal primo principio, delta U. AB sarà uguale a Q AB meno L AB. Cioè, meno 4.986 meno 1.986, quindi diventa più 1.986. Risultato meno 2.990 joule. E quindi, per quanto riguarda la trasformazione AB, abbiamo risposto, abbiamo trovato il lavoro fatto dal gas, lo scambio di calore, QAB e la variazione di energia interna. Passiamo alla trasformazione BC. Lavoro per andare da B a C. Questo è semplice, non abbiamo variazione di volume, non c'è lavoro meccanico, quindi LBC uguale 0. Passiamo a QBC. La trasformazione è a volume costante, quindi in questo caso numero di moli per C con B per T finale, che è T con C meno T con B. Quindi N uguale 1, non abbiamo bisogno di riscriverlo. Calore specifico a volume costante è 3 mezzi R per T con C, che era 300, meno T con A, che era 60 Kelvin. Risultato? Qui abbiamo 240 diviso 2, 120. Per 3, 360, 360 per R fa 2.992 joule. Ricordatevi, R è uguale a 8,31 joule su moli per Kelvin. Ok, a questo punto delta U a quanto uguale? Delta U BC è uguale a QBC meno LBC. Ma il lavoro fatto per andare da B a C è 0, quindi è semplicemente QBC, ovvero 2.992 joule. Rimane l'ultimo tratto. Il lavoro per andare da C ad A. Lo scriviamo qua. Questa è una trasformazione isoterma. Se la trasformazione è isoterma, noi sappiamo che il lavoro è uguale a NRT logaritmo di V finale, cioè VA, su V iniziale, cioè VC. N uguale 1, R uguale a 8,31. La temperatura durante la trasformazione è 300 Kelvin, perché
è un'isoterma a temperatura di 300 Kelvin, per il logaritmo di V finale, cioè 5 per 10 alla meno 2, su V iniziale, cioè 10 alla meno 2. Quindi significa 8,31 per 300 per il logaritmo naturale di 5. Poiché l'argomento del logaritmo è maggiore di 1, sicuramente questo lavoro sarà positivo. Ma d'altronde questo lo sappiamo perché stiamo avendo un'espansione del gas. Vediamo a quanto è uguale. Andiamo a sostituire i numeretti e viene fuori che questo è uguale a 4012 joule. Ora, che cosa dobbiamo calcolare? Dobbiamo calcolare quant'è la variazione di calore e la variazione di energia interna. Possiamo applicare NCP delta T o NCV delta T? No, perché quelli contemplano calore specifico a pressione costante e calore specifico a volume costante. Qui la temperatura varia nel tempo. Però che cosa sappiamo? Che la variazione di energia interna qua dentro, nella trasformazione che porta da CA, deve essere zero, perché la temperatura non cambia. L'energia interna dipende solo dalla temperatura. Se la temperatura non cambia, la variazione di energia interna deve essere zero e quindi delta U di C con A sappiamo che è zero. Ma dal primo principio, delta U di C con A è uguale a Q da C ad A meno L da C ad A. Se questa quantità delta U è zero, significa che Q per andare da C a A deve essere a E uguale a L per andare da C ad A. Quindi il calore sarà uguale, per andare da C ad A, sarà 4012 joule positivo, cioè il sistema acquista calore. Nel tratto da A a B il sistema cede calore, nel tratto da B a C avevamo una quantità positiva e il sistema acquista calore. Bene, quindi abbiamo risposto alla prima parte della domanda, cioè calcolare per ogni trasformazione la variazione di energia, il lavoro e il calore scambiato. Ora ci chiede anche calcolare per l'intero ciclo la variazione di energia, il lavoro e il calore scambiato. Vabbè, ragazzi, per l'intero ciclo cosa sappiamo? Se io parto da A, che ha una temperatura T con A, e torno alla stessa temperatura, la variazione di energia interna, che è una funzione di stato, deve essere zero. Quindi io so che per il ciclo, delta U ciclo, è uguale a zero. E quindi già alla prima domanda ho risposto. Ma dal primo principio della termodinamica so anche che dU è uguale a Q meno L. Quindi Q ciclo deve essere uguale a L ciclo. Quindi a questo punto ho risposto su quant'è la variazione di energia interna ed è zero. Se mi ricavo quant'è il calore totale scambiato durante il ciclo, questo sarà uguale al lavoro scambiato durante il ciclo. Quant'è il calore scambiato durante il ciclo? Non è altro che il calore scambiato da A a B più il calore scambiato da B a C più il calore scambiato da C ad A. Sommiamo tutti questi tre pezzi, quindi andiamo a prendere dal nostro esercizio quant'era QAB ed è meno 4986 joule più BC 2992 joule e poi CA era più 4012 joule. Sommiamo assieme questi tre pezzi e viene fuori che è uguale a 2016 joule positivo. Quindi al netto il sistema acquista calore. Di conseguenza il lavoro sarà anche positivo. Il lavoro del ciclo sarà uguale al Q ciclo, cioè 2016 joule. E il che è ovvio? Beh, qualitativamente lo vediamo subito. Se guardiamo la trasformazione da C ad A, il lavoro è l'area sotto tutta questa curva.
ed è positivo perché si sta espandendo. Per andare da A a B, il lavoro è sotto la trasformazione isobara, ovvero questa quantità qua. Ed è un lavoro negativo, l'avevamo anche calcolato, era uguale a meno 1996. Al netto, quindi abbiamo tutta quest'area sotto l'isoterma, meno il lavoro sotto quest'area, perché qui il lavoro non ce n'è per andare da B a C. Quindi per forza, siccome quest'area è maggiore di quella segnata in rosso, il lavoro deve essere per forza col segno più positivo. Benissimo. E anche questo esercizio l'abbiamo risolto. Cancelliamo la lavagna e ne facciamo un altro. Dunque, prendiamo il nostro esercizio 4, benissimo, e leggiamo il testo. Anche qui, una mole di gas perfetto biatomico, quindi abbiamo N uguale 1, però stavolta il gas è biatomico. Lo vedrete nella lezione successiva, dove ho dedicato un ampio spazio su questo. Se il gas è biatomico, C con V diventa 5 mezzi R, mentre C con P è 7 mezzi R. C con P lo potete tirare fuori dalla legge di Maier, C con P uguale a C con V più R. Quindi se vi ricordate che C con V per un biatomico è 5 mezzi R, gli somma per R, viene fuori che C con P è 7 mezzi R. Bene. Quindi abbiamo un gas, una mole di gas perfetto biatomico, che percorre il seguente ciclo reversibile. Quindi disegniamo come al solito. Il piano PV. Dunque, percorre il seguente ciclo reversibile. Dove sono arrivato? Quindi una trasformazione isobara dalla temperatura T con A 600 Kelvin alla temperatura T con B 300 Kelvin. Sappiamo solo questo. Quindi abbiamo uno stato messo qua, temperatura 600 Kelvin, che arriva con una trasformazione isobara a una temperatura più bassa, quindi T con A 600 Kelvin, T con B 300 Kelvin. La trasformazione com'è? È una trasformazione isobara. Significa pressione costante. PV è uguale a nRT. Se P non cambia ed è costante e T diminuisce da 600 a 300, il volume deve diminuire. Quindi significa che B si troverà più in qua. Quindi qui ci sarà lo stato B. Ok? Che ha una temperatura di 300 Kelvin. Dopodiché, una trasformazione isocora dalla pressione P con B alla pressione 2P con B. Alla pressione 2P con B, quindi verso l'alto. Sto leggendo quello giusto. Ah, ne ho saltato uno. Ok. Va bene, ora dopo andiamo a vedere. Quindi verso l'alto. E dopodiché una trasformazione isoterma che chiude il ciclo. Dunque, che significa? Quindi significa che abbiamo lo stesso ciclo
dell'esercizio di prima. Quindi qui tracciamo un'isoterma, quindi il mio valore C sarà qua. E questa trasformazione qua è una trasformazione isoterma, quindi T con C sarà uguale anch'esso a 600 Kelvin, la stessa temperatura che abbiamo in A. E quindi che cosa abbiamo? Che qui la pressione è per adesso P con B, in C abbiamo detto la pressione è 2P con B, due volte la pressione in B. Disegnare il ciclo, calcolare la variazione di energia interna della trasformazione AB ed il lavoro compiuto durante il ciclo. Quindi lui vuole sapere anzitutto delta U AB. Bene, abbiamo quello che ci serve? Beh, vediamo. Sappiamo che il gas è biatomico, conosciamo la temperatura, P con B è un valore dato. Beh, vediamo che cosa possiamo fare. Sappiamo che qui la temperatura è 300 Kelvin. Vogliamo conoscere la variazione di energia interna. Beh, la variazione di energia interna, sappiamo che quale che sia la trasformazione, la posso esprimere come NC con V per delta T, cioè NC con V nel nostro caso T con V meno T con A. Nel nostro caso N è uguale a 1, C con V è 5 mezzi R, T con B è 300, T con A è 600, quindi abbiamo 300 meno 600 che fa 300 col segno meno, cioè 150 per 5, cioè meno 750 per R. Risultato di questa operazione è meno 6.233 joule. E ho risposto a questa domanda. Ora, a questo punto, e questo era delta U AB. E quindi ho risposto alla prima domanda, calcolare la variazione di energia interna nella trasformazione AB. Dopodiché la seconda è, qual è il lavoro compiuto durante l'intero ciclo? Quindi cos'è che mi interessa sapere? Mi interessa sapere quant'è il lavoro compiuto per andare da AB, il lavoro compiuto per andare da B a C e il lavoro compiuto per andare da C a A. Di sicuro già possiamo scrivere che il lavoro per andare da B a C è uguale a zero, perché la trasformazione avviene a volume costante. Quindi non c'è il lavoro meccanico. Per cui questo pezzo ci interessa poco. Quindi ci interessa il lavoro per andare da AB e il lavoro per andare da C a. Concentriamoci per adesso sul lavoro per andare da AB. Dal primo principio io so che delta U AB è uguale a Q AB meno L AB. Quindi da questa relazione L per andare da AB non è altro che il calore per andare da A nel tratto AB, il calore scambiato nel tratto AB meno la variazione di energia interna nel tratto AB. Noi delta UAB l'abbiamo ricavato. Se riusciamo a ricavare quant'è il calore scambiato durante la trasformazione nel tratto AB, possiamo ricavare il lavoro. Ma che sappiamo che questa trasformazione avviene a pressione costante. Giusto? Sì. Questa trasformazione avviene a pressione costante. E quindi Q AB lo posso scrivere come N C con P per delta T, cioè N per 7 mezzi R per
con B meno T con A, ovvero N uguale 1, quindi 7 mezzi R per 300 meno 600. Quindi dentro la parentesi abbiamo meno 300, meno 300 diviso 2 fa meno 150, e questo meno 150 lo dobbiamo moltiplicare per 7 e per R. Il risultato è che questa quantità qua fa meno 8726 joule. Quindi abbiamo Q e abbiamo delta U. Allora il lavoro è meno 8726 meno meno delta U, quindi più 6233 joule. Risultato meno 2494 joule. Cioè ci viene che il lavoro è negativo, ma è ovvio che il lavoro è negativo. Noi stiamo andando con una compressione isobara da A a B, quindi il volume diminuisce, quindi il lavoro sarà negativo. Bene, cosa ci rimane da calcolare per determinare il lavoro dell'intero ciclo? Il lavoro per andare da C ad A, ma questa è una trasformazione isoterma. Io so che L CA è uguale a N RT logaritmo di V finale su V iniziale. Cos'è che ci manca? Il volume, giusto? Ci manca il volume o avevamo questa informazione? Ora vediamo. Sì, prima dobbiamo capire quanto è questo volume. Giustissimo. Ora, quanto è questo volume? Guardate qual è il ragionamento. Di sicuro in A il volume è P con B. Ce lo diceva il testo, perché se vi ricordate, il testo ci diceva una trasformazione isocora dalla pressione P con B alla pressione P con C, che è 2P con B. Quindi la pressione in B è P con B, ma sarà uguale alla pressione in A, perché per andare da A a B ci vado attraverso la pressione P con B. Benissimo. In C la pressione è due volte la pressione in B. Ce lo diceva il testo. Il testo ci diceva una trasformazione isocora dalla pressione P con B alla pressione P con C, che è uguale a due volte P con B. Bene. Ora, in A, quindi, la pressione è metà della pressione in C. Guardiamo la legge dei gas ideali. In A posso scrivere P con A, V con A uguale N, R, T con A. Per C posso scrivere P con C, V con C uguale N, R, T con C. Ma T con C è uguale a T con A, perché da C ad A vado con una trasformazione reversibile, quindi la temperatura è la stessa. Allora, P con A, V con A è uguale a P con C, V con C. Ma P con A è uguale a P con B. Quindi qui scrivo P con B per V con A uguale. P con C è due volte P con B, quindi 2 P con B per V con C. Se vedete, P con B si semplifica. Rimane che V con A è uguale a 2 V con C. O meglio, se volete, V con C. No, va bene così. Ok. Ora, una volta che abbiamo visto che c'è questa relazione tra V con A e V con C, andiamo qua. Logaritmo di V finale su V iniziale significa NRT logaritmo di V con A su V con C. Ma V con A è uguale a 2V con C, quindi questo diventa NRT logaritmo naturale di 2V con C su V con C, e V con C si semplifica. Quindi il lavoro per andare da C a A non è altro che NRT logaritmo naturale di 2. Ma N è uguale a 1,
Quindi rimane 8,31 per T, che è 600 Kelvin, per logaritmo naturale di 2. Facendo questo prodotto, fatemelo trovare, si trova che il lavoro è 3456 joule. Quindi quanto è il lavoro totale fatto durante il ciclo? Il lavoro totale è la somma di tutti i lavori, cioè LAB più LBC più LCA. LBC è 0 perché è la trasformazione isocrona. LAB l'abbiamo ricavato prima ed era uguale a meno 2494 joule, più LCA l'abbiamo ricavato qua, 3456 joule, risultato finale 962 joule, che viene positivo. Ed è giusto che venga positivo perché il lavoro è positivo quando vado da C ad A. E l'area sottesa dalla trasformazione è più grande dell'area sottesa per andare da B. Quindi al netto, quest'area qua, l'area dentro il ciclo, deve essere positiva. E trovo infatti questo risultato. E quindi anche questo esercizio l'abbiamo risolto. Ora fatemi cancellare nuovamente la lavagna e andiamo avanti. Facciamo questo esercizio che avevo saltato poco prima. Quindi, qual era? Questo qua, credo, giusto? Sì. Ok. Dunque, abbiamo in questo esercizio una mole di gas perfetto monoatomico, quindi abbiamo N uguale 1, Cv uguale 3 mezzi R, Cp uguale 5 mezzi R, gas monoatomico, che compie la seguente trasformazione ciclica. Allora, facciamola assieme questa trasformazione ciclica. Quindi qui abbiamo il volume, qui abbiamo la pressione. Lo stato iniziale è A. Da A a B è una trasformazione isobara con P con A un'atmosfera e il volume in A 1 litro, il volume in B 2 litri. Quindi lo mettiamo qui. Quindi A è qua. La pressione è un'atmosfera. Un'atmosfera. Il volume è, abbiamo detto, in A, 1 litro. Con una trasformazione isobara andiamo in B dove il volume raddoppia, quindi necessariamente ci muoviamo così. La pressione non cambia, il volume diventa 2 litri. Dopodiché dice, ora da B ci spostiamo a C attraverso una trasformazione isocora, punto, non dice nient'altro. E qui iniziamo ad avere un dubbio, perché se la trasformazione è isocora, può essere che dobbiamo scendere o dobbiamo salire. Vediamo che continua a dire il testo. Il testo ci dice che una volta che siamo arrivati in C, da C ad A, la trasformazione è isoterma. Ora, supponiamo che C, nella trasformazione che porta da B a C attraverso l'isocora, sia qua. Da C ad A io posso tracciare una trasformazione isoterma? No,
Ricordatevi sempre che le trasformazioni isoterme sono rami di iperbole equilatere, quindi hanno sempre questo andamento. Quindi se C è uno stato che abbiamo ottenuto da B con una trasformazione isocora, significa che C deve stare per forza in basso, in modo tale che da A a C passi una trasformazione isoterma. Ok? Quindi C deve stare in basso, in modo tale che poi con una trasformazione isoterma ritorno nella posizione A. Ok? Benissimo. La domanda è, dopo aver disegnato le trasformazioni, calcolare A, la variazione di energia interna per ciascuna trasformazione, il calore e il lavoro totale in un ciclo. Bene. Oh, prima cosa, le unità di misura. Qui P è in atmosfere. Ricordatevi sempre che un'atmosfera all'incirca è 10 alla 5 Pascal, quindi questo qui va portato in Pascal. Qui il volume è dato in litri. Un litro, ricordatevi sempre, è 10 alla meno 3 metri cubi. Cioè una bottiglia di acqua da un litro è 10 alla meno 3 metri cubi. Potete aprire il righello all'incirca, fate le misure, calcolate il volume e lo trovate. Quindi questo è 10 alla meno 3 metri cubi, un litro, e 2 litri è 2 per 10 alla meno 3 metri cubi. Cos'è che chiedeva? La variazione di energia interna per ciascuna trasformazione. Oh, la variazione di energia interna per ciascuna trasformazione. Beh, abbiamo tutto in realtà. Cosa che ci manca? Le temperature. Ok, calcoliamo ad esempio la temperatura T con B. Quindi in T con A quant'è la temperatura? PV è uguale a nRT. Quindi in T con A sarà uguale a P con A, V con A su nR, n uguale 1, quindi P con A, V con A su R. Quanta è questa temperatura? 10 alla 5 Pascal per il volume in A, che è 10 alla meno 3, su 8,31. Quindi significa questa quantità, 100 diviso 8,31, che fa 12 Kelvin. Quindi in T con A la temperatura è 12 Kelvin. Anche in T con C sarà 12 Kelvin, perché da C ad A vado con una trasformazione isoterma, quindi anche T con C sarà 12 Kelvin. B, ora dobbiamo vedere, l'unica che ci manca è B. La pressione è la stessa, il volume raddoppia, quindi siccome PV uguale nRT, P non cambia, il volume è doppio. Al secondo membro per raddoppiare la quantità del secondo membro, dato che n e r sono costanti, l'unica cosa è che T sia il doppio di T con A. Quindi se T con A è 12 Kelvin, T con B sarà uguale a 24 Kelvin. Perfetto. Benissimo. Quindi abbiamo a questo punto tutto quello che ci serve. Ricordiamo che dobbiamo calcolare noi la variazione di energia interna per ciascuna trasformazione. Iniziamo dalla trasformazione AB. Quant'è il lavoro fatto per andare da AB? Beh, il lavoro è un lavoro associato a una trasformazione isobara, quindi la pressione per la variazione di volume. La pressione è 10 alla 5 Pascal per volume in B meno volume in A, cioè per 2 per 10 alla meno 3 meno 10 alla meno 3, che fa 10 alla meno 3. Risultato 100 joule questo prodotto. Quindi abbiamo ricavato già il lavoro. Quant'è il calore per andare da AB? Il calore scambiato nel tratto AB? Beh, la trasformazione è una trasformazione isobara, a pressione costante, quindi NC con P T
con B meno T con A. N uguale 1, il gas è monoatomico, quindi 5 mezzi R, per T con B che è 24, meno T con A che è 12 Kelvin. Quindi 24 meno 12 fa 12, diviso 2 fa 6, 6 per 5 è 30, 30 per R, 30 per R che è 8,31, ci dà un valore di Q a B che è dell'ordine di 249,3 Joule. Quindi quant'è la variazione delta di energia interna tra A e B? Q a B meno L a B dal primo principio della termodinamica, cioè 249,3 meno 100, che è uguale a 149,3 Joule. Benissimo, andiamo ora nel tratto BC. Il lavoro nel tratto BC è zero, perché non ho variazione di volume, non c'è il lavoro meccanico fatto dal gas. Ci rimane da calcolare QBC. La trasformazione avviene a volume costante, quindi NCV delta T, ovvero NCV T con C meno T con B. N uguale 1 perché abbiamo un numero di moli uguale 1. Il calore specifico a volume costante è 3 mezzi R, perché il gas è monoatomico. T con C è 12 Kelvin, T con B è 24 Kelvin. Quindi che cosa abbiamo? 12 meno 24 che fa meno 12, meno 12 diviso 2 che fa meno 6, meno 6 per 3 fa meno 18, meno 18 per R fa all'incirca meno 149,6 Joule. In questo caso delta UBC è facile da calcolare. Delta UBC è uguale a QBC meno LBC, ma abbiamo visto che LBC è 0, quindi è semplicemente uguale a QBC, cioè è uguale a meno 149,6 Joule. Rimane l'ultima trasformazione da indagare, cioè quanto è il lavoro fatto durante questa trasformazione. Iniziamo da questo. Il lavoro per andare da C ad A. Com'è la trasformazione? È una trasformazione isoterma. Se la trasformazione è isoterma, vale nRT logaritmo di V finale, che in questo caso è V con A, su V con C. N uguale 1, R uguale a 8,31, la temperatura in C e A, avevamo visto, era 12 Kelvin, logaritmo di V con A, che è 10 alla meno 3, su logaritmo di V con C, che è 2 per 10 alla meno 3, cioè 8,31 per 12 per il logaritmo di un mezzo. Vedete, in questo caso l'argomento del logaritmo è minore di 1. Quindi questo lavoro verrà sicuramente negativo. E infatti, se fate il prodotto, quello che viene fuori è che il lavoro è uguale a meno 69,1 Joule. Bene, ci rimane da calcolare la variazione di energia interna per andare da C ad A e il calore scambiato per andare da C ad A. La trasformazione è una trasformazione isoterma, cioè la temperatura non cambia, poiché l'energia interna dipende solo dalla temperatura e la temperatura non cambia, significa che la variazione di energia interna è zero. Cioè io già so che delta U CA è uguale a zero. Allora dal primo principio so che QCA è uguale a LC con A, ovvero meno 69,1 Joule. Quindi, alla domanda, la variazione di energia interna per ciascuna trasformazione, abbiamo risposto. Nella trasformazione AB 149,3 Joule, nella trasformazione BC meno 149,6 Joule, nella trasformazione CA meno 69,1 Joule. A parte gli errori di approssimazione, potete fare voi i conti, se sommate, c'è qualcosa che non funziona. Fatemi rivedere.
100 joule, 249 joule. Quindi questo era AB, AB, AB. Quindi delta U AB è questo meno questo ed è 149. Ah, certo, giusto. Dunque, quello che volevo dire è la seguente cosa. A parte gli errori di arrotondamento che abbiamo qui, quanto è delta U totale? Delta U totale, la variazione di energia totale sarà la variazione delta U AB più delta U BC più delta U CA. Ma delta U CA è uguale a 0, perché la trasformazione è ferma. Quindi la variazione di energia dell'intero ciclo sarà semplicemente la somma delle variazioni di energia nella trasformazione AB e nella trasformazione BC. Se vedete all'incirca, qui abbiamo 149,3, qui abbiamo meno 149,6. Questo dopo i valori dopo la virgola sono dovuti alle approssimazioni che abbiamo fatto, quindi questo delta U totale viene 0. E siamo sempre d'accordo, perché la variazione di energia interna lungo l'intero ciclo deve essere nulla. Quindi rispondendo alla domanda finale che ci chiede ora, il calore ed il lavoro totale in un ciclo. Beh, e questo è facile. Calcoliamo il lavoro totale nel nostro ciclo. Significa calcolare l'area dentro questa curva, ovvero il lavoro fatto per andare da A a B, meno il lavoro fatto per andare da C ad A, o meglio, col segno più, poi saranno i segni di qua a dirci. Quindi L totale, ovviamente non metto il lavoro per andare da B a C perché sappiamo che è 0, quindi L totale sarà uguale a LAB più LCA. LAB era 100 joule. LCA quanto era? L'abbiamo scritto qua, meno 69,1 joule. Risultato quanto fa? Dicevo le 70, circa 31 joule. Questo è il lavoro totale fatto durante il ciclo. Quant'è il calore scambiato? Perché l'altra domanda è il calore scambiato durante il ciclo. Durante il ciclo, e l'abbiamo appena visto, delta U totale deve essere 0. Quindi lavoro totale deve essere uguale a calore totale. Abbiamo ricavato il lavoro che è 31 joule, anche il calore totale scambiato deve essere 31 joule. E questo esercizio l'abbiamo finito anche. Facciamo l'ultimo. L'ultimo esercizio è il seguente. Dunque, rappresentiamo il ciclo in figura. Volume, pressione, come al solito. Abbiamo una trasformazione isobara che da A porta in B. Dopo una trasformazione isocora che da B porta in C. E poi una trasformazione di cui non sappiamo rappresentare matematicamente nulla, che da C ci ricongiunge in A. E questo è uno dei problemi che vi dicevo. Non è che tutte le trasformazioni reversibili noi li sappiamo rappresentare in termini matematici. Quindi ora dobbiamo capire come muoverci in questo esercizio. Innanzitutto vediamo che ci chiede. Dunque, noi abbiamo, quindi qui ci muoviamo da AB, qui da BC. Nel ciclo in figura, la variazione di energia interna lungo la trasformazione da C ad A
è meno 160 joule. Quindi io so che delta U CA è uguale a meno 160 joule. Dopo dice, se il lavoro ceduto al gas è 200 joule nella trasformazione AB, quindi so che QAB è uguale a 200 joule, e che è il lavoro ceduto al gas è 40 joule nella trasformazione BC, quindi so anche che il calore assorbito dal gas è 40 joule nella trasformazione BC, l'esercizio mi chiede quanto lavoro compie il gas nelle trasformazioni, nelle due trasformazioni da A a B e da B a C. Quindi il lavoro da A a B e da B a C. E dopo, è nel solo percorso AB? Quindi dobbiamo ricavare queste due quantità. E come facciamo a ricavare queste due quantità? Beh, cosa sappiamo noi? Vediamo un po'. Noi sappiamo, intanto questo lo scriviamo, che questo qui è un ciclo. Se è un ciclo, delta U totale deve fare 0. Ma delta U totale lo posso scrivere come delta U AB più delta U BC più delta U CA uguale 0. Quindi una cosa che so è che delta U AB più delta U BC è uguale a meno delta U CA. Ma il testo mi dice che delta U CA è uguale a meno 160 joule. Quindi meno delta UCA è uguale a 160 joule. Quindi so che la variazione di energia interna da A a B a B a C è 160 joule. Bene. E questo me lo metto da parte. Dopodiché, che possiamo dire? Vediamo. Ovviamente questo non è altro che delta U per andare da A a C, praticamente. La variazione di energia interna da AB più la variazione di energia interna da AB a C non è altro che la variazione di energia interna da A a C. Ma quant'è il calore scambiato per andare da A a B? È 200 joule. E per andare da B a C? 40 joule. Quindi so che Q AB più QBC è uguale a 240 joule. Questo lo chiamo QAC, cioè la somma dei calori scambiati per andare da AC. Ok? Ma delta U è uguale a Q meno L, ci dice il primo principio. Quindi delta U per andare da A a C è uguale a Q per andare da A a C meno L per andare da A a C. Quindi il lavoro per andare da A a C da questa relazione è uguale a Q per andare da A a C meno delta U per andare da A a C. Ma guarda caso, Q per andare da A a C lo conosco, è 240. Delta U di AC è 160, col segno meno fa meno 160, cioè 80 joule. Cioè il lavoro per andare da A a B e da B a C è 80 joule. E ho risposto alla prima domanda. Dopo mi dice, e invece il lavoro per andare da A a B? E questo è facile, perché è vero che per andare da A a C ho trovato gli 80 joule,
ma so che questa trasformazione è una trasformazione isocrona, quindi in questa il lavoro è zero. Quindi il lavoro per andare da A a B è il lavoro per andare da A a C, cioè è 80 joule, perché per andare da B a C il gas non fa il lavoro meccanico. Ragazzi, e con questo avete tutti i mezzi per risolvere il penultimo assignment di termodinamica.